Troppi morti, non si riesce a identificarli. Tragedia nella tragedia delle Filippine devastata dal tifone, dove oltre 500.000 di persone ha bisogno di tutto e il mondo sta rispondendo. Il rimprovero di Dio è una mano che accarezza e non ferisce mai. Papa Francesco nella messa del mattino invita ad affidarsi al Padre per combattere il diavolo entrato nel mondo. Tasse sulla casa e meno imposte sui redditi più bassi. Al Senato la legge di stabilità, ma rimane il problema delle coperture. Intanto Moody's vede rosa per l'Italia l'anno prossimo. Italiani più poveri, in 10 anni ogni famiglia ha perso 1.000 euro, schizzano in alto le tasse locali, mentre resiste la propensione al risparmio, vero e proprio argine all'impoverimento. 10 anni dopo, l'esempio dei caduti di Nassiriya illumina la vita dei familiari e degli italiani. In 19 caddero nell'attentato alla base in Iraq, oggi il giorno della memoria. Ritrovati al TG2000. Cari amici, buonasera. In primo piano dunque anche stasera la terribile tragedia che ha colpito le Filippine. Le stime parlano di almeno 10.000 morti, ma sono 1.798 le vittime accertate finora, secondo il governo. Sarebbero oltre 600.000 inoltre gli sfollati, le aree sono disseminate di cadaveri, mancano acqua e cibo, mentre c'è il rischio di epidemie, un bilancio sconvolgente e purtroppo, secondo le Nazioni Unite, destinato ad aumentare, causato dal devastante passaggio del supertifone Haiyan che nei giorni scorsi ha colpito tutte le Filippine, per poi spostarsi in Vietnam e in Cina. Per far fronte all'emergenza le Nazioni Unite hanno chiesto aiuti per 225 milioni di euro, ma sentiamo la cronaca di queste ultime 24 ore da Massimiliano Cocchi. Dove abitiamo noi non c'è più niente, è tutto distrutto, ci sono solo cadaveri, per questo ho preso i miei figli e sono venuta qui, vogliamo andare via. Chi può, come questa signora adesso cerca di fuggire? La nuova meta dei sopravvissuti è l'aeroporto di Tacloban, la città più colpita dal tifone Haiyan. Tra le macerie dello scalo, migliaia di persone aspettano di salire su uno dei C-130 dell'esercito, che scaricano aiuti e squadre di soccorso prima di ripartire verso la capitale Manila. A 4 giorni dal tifone che ha devastato le regioni centrali delle Filippine, nessuno sa dire ancora quanti siano i morti. Secondo le Nazioni Unite, solo a Tacloban sarebbero 10.000. E poi ci sono intere zone che i soccorsi, che in queste ore stanno arrivando da ogni parte del mondo, non hanno ancora raggiunto. Quello che è certo è che la situazione è drammatica. Per favore portate via i morti, perché le persone qui si stanno ammalando, è scritto su questi cartelli. Ma, spiega il sindaco di Tacloban, Alfred Romualdez, abbiamo difficoltà a trovare i cadaveri perché sono sepolti dalle macerie. Li cerchiamo seguendo il cattivo odore. Stiamo facendo del nostro meglio per identificare le vittime, ma sono troppe e non c'è tempo, spiega quest'ufficiale della polizia. È una corsa contro il tempo per seppellire i morti, ma anche per dare assistenza ai vivi. La Croce Rossa Internazionale ha lanciato un appello per raccogliere 78 milioni di dollari. Sono per gli aiuti immediati, per coperte, materassini, zanzariere, kit sanitari. Dobbiamo rispondere urgentemente ai bisogni di oltre 500.000 di persone, dice Simone Clesal, capo dell'unità di crisi della Croce Rossa. La situazione è caotica, riferisce il direttore della Caritas Filippina, soprattutto nelle isole più piccole che non sono ancora state raggiunte. La gente vaga per le strade alla ricerca di acqua e cibo e in tutto questo ci sono da fronteggiare anche violenze e saccheggi. Un convoglio di aiuti ieri è caduto in un'imboscata e le truppe filippine hanno ucciso 2 miliziani armati che avevano assaltato il camion che trasportava cibo, acqua e medicinali. Intanto in tutto questo la macchina degli aiuti è partita. Anche dall'Italia arrivano aiuti messi a disposizione dalla numerosa comunità filippina che vive nel nostro paese. Punti di raccolta e coordinamento, soprattutto le parrocchie. Vediamo cosa sta succedendo a Milano. In lacrime, di fronte alle immagini di morte e di distruzione che giungono dalla loro terra, in ansia per la sorte dei loro familiari e dei loro amici, anche i 40.000 filippini che abitano e lavorano a Milano, divisi in 8 comunità, stanno soffrendo con i loro connazionali, in patria e nel mondo, la devastante tragedia che ha colpito il loro paese. E la vivono con la fede e la discrezione che sono tratti distintivi del popolo filippino, stringendosi intorno alle loro guide spirituali e promuovendo e animando momenti di preghiera, ma anche raccolte di denaro e di generi di prima necessità da destinare alle zone più colpite dal tifone Yolanda.
Al di là della preghiera, naturalmente, stiamo raccogliendo dei fondi, delle cose, vestiti, alimentari, medicinali. Vogliamo mandare questi aiuti al Vescovo Salesiano di Leyte, l'isola più colpita da questo mostro tifone. Stimati lavoratori e lavoratrici, perfettamente integrati con le loro famiglie nella comunità civile e religiosa del capoluogo lombardo, i filippini milanesi non hanno avuto difficoltà a coinvolgere nella gara di solidarietà a favore della loro terra anche i loro vicini di casa, italiani, e i loro stessi datori di lavoro. Le donne, prima di tutto, sono domestici. Ci sono anche degli autisti, giardinieri, eccetera, però la maggior parte fanno un lavoro di pulizia, sono parecchi, sono anche badanti. Questi filippini lavorano con tanta serietà, con tanto amore, con tanto impegno. Il risultato, il frutto è proprio questo, questa vicinanza della gente a noi. Sul fronte degli aiuti, già da ieri il Papa, tramite Corunum, aveva messo a disposizione i primi fondi, così come la Conferenza Episcopale Italiana. In prima linea, come sempre, anche la Caritas per sostenere iniziative di aiuto della Caritas. Vi ricordo che si possono inviare offerte tramite, lo vedete in questo momento, il conto corrente postale numero 347013, specificandone la causale Filippine. Il Papa Francesco oggi ha invitato tutti ad affidarsi a Dio come un bambino si affida alle mani del suo papà. Questa la riflessione al centro dell'omelia durante la messa in Santa Marta. Ma per sapere tutto sulla giornata di oggi di Papa Francesco, ci colleghiamo con San Pietro, dove si trova il nostro Fabio Bolzetta. È così, Cesare, buonasera da San Pietro. Affidiamoci a Dio come un bambino si affida alle mani di un padre, ma le sue, quelle di Dio, sono mani che guariscono. Parole che Papa Francesco ha pronunciato stamane nell'omelia di Santa Marta, prendendo spunto proprio dalla lettura del giorno, riflettendo sul tema anche della creazione. Il Signore mai ci abbandona, e anche quando ci rimprovera non ci dà mai uno schiaffo, ma la sua è sempre una carezza, Lui che mai ci ferisce. A proposito della creazione, dunque, è per l'invidia del diavolo che è entrata la morte nel mondo, ma le sue, come ci spiega Cristiana Caricato, sono anzitutto parole di speranza. Affidiamoci alle mani di Dio come un bambino si affida alla mano del suo papà. È l'invito rivolto da Papa Francesco durante l'omelia di questa mattina in Santa Marta. Commentando un passo del libro della Sapienza, il pontefice si è soffermato sul momento della creazione. La Bibbia ci spiega la creazione usando un'immagine bella, Dio che con le sue mani ci fa dal fango, dalla terra, alla sua immagine e somiglianza. Sono state le mani di Dio che ci ha creato. Francesco parla di Dio come di un artigiano, ma anche come di un padre. Dice la Bibbia, il Signore dice al suo popolo: io ho camminato con te come un papà col suo figlio, portate la mano. Un padre che, spiega il Papa, insegna a camminare, ma anche ad andare per la strada della vita e della salvezza. Sono le mani di Dio che ci carezzano nei momenti del dolore, ci confortano. È il nostro Padre che ci carezza, ci vuole tanto bene. Mani, quelle di Dio, sicure, perché colme di amore, mani che guariscono anche dalle ferite spirituali. Io non mi immagino Dio dandoci uno schiaffo, non mi immagino, riproverandoci, sì, mi immagino, perché lo fa, ma mai, mai ci ferisce, mai, ci carezza, anche quando deve rimproverarci lo fa con una carezza, perché è padre.
Un dialogo che continua. Papa Francesco ha infatti ricevuto stamane in udienza il responsabile delle relazioni esterne ecclesiastiche del Patriarcato di Mosca, Ilarion, metropolita di volo Kolamsk. Lo ha ricevuto a Santa Marta, un dialogo dunque che continua per chiese separate da un millennio ma che non arrestano, non smettono davvero di cercare il loro cammino insieme. L'alto esponente della Chiesa Ortodossa infatti a Roma in questi giorni per partecipare domani ad un convegno promosso dal Dicastero Vaticano per la Famiglia sul tema ortodossi e cattolici insieme dunque per la famiglia, che questa sera a pochi metri da qui all'auditorium di Via della Conciliazione parteciperà invece ad un importante concerto per la pace. Di diversissima invece udienza, l'incontro in forma privata che si è avuto stamane, il sogno di un calciatore connazionale del Papa argentino di incontrare il Pontefice, sogno esaudito da Papa Francesco che oggi lo ha ricevuto insieme alla sua famiglia. Stiamo parlando dell'attaccante argentino della Juventus Carlos Tevez, oggi che ha incontrato il Papa con la sua famiglia, con una parte anche della squadra della Juventus che ha fatto in dono al Papa della sua maglia. E per ora da San Pietro è tutto, a voi studio. E parliamo adesso della ondata di gelo e maltempo che ha colpito l'Italia, piogge intense soprattutto nelle Marche, piogge che hanno fatto anche due vittime vicino a Pesaro Urbino, mentre una giovane è stata salvata per miracolo. Forti precipitazioni anche in Umbria, nel Riminese e in Abruzzo, e domani a Pescara le scuole resteranno chiuse proprio a causa del maltempo. Tasse sulla casa ed esenzione delle imposte sui redditi più bassi. Questi i provvedimenti in discussione al Senato. Vediamo. Dall'aumento della no tax area all'imposta sulla prima casa, dalla vendita delle spiagge al taglio sul costo del lavoro, al Senato con il dibattito in commissione bilancio inizia la battaglia sulla legge di stabilità. Più di 3.000 gli emendamenti presentati da maggioranza e opposizione, mentre domani si procede con il voto per singolo articolo, lunedì l'approdo in aula. Si comincia con l'ipotesi di esentare dal pagamento dell'IRPEF tutti quei redditi inferiori ai 12.000 euro. L'intesa tra PD e PDL rischia comunque di essere cancellata dalla contrarietà del governo per mancanza di coperture certe. Si parla infatti di un intervento da 1,8 miliardi, ma sul piatto ci sono altri temi come la cancellazione di qualsiasi tassa sulla prima casa, come la cessione delle spiagge privati. Si lavora per un compromesso PD-PDL, oppure come la rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia. Quindi le proposte per la introduzione di sgravi fiscali di 50 euro per figli e lo sblocco del meccanismo che garantiva fino a 2 anni fa l'incremento delle pensioni in base al costo della vita. La battaglia sulla legge di stabilità corre di pari passo con le tensioni interne al PDL in vista del Consiglio nazionale di sabato. Sullo sfondo l'ipotesi sempre più concreta di una scissione. Le contrapposizioni nel centrodestra potrebbero avere conseguenze anche sul governo, che intravede invece i primi segnali di ripresa. Per l'agenzia di rating Moody's, il paese tornerà a crescere nel 2014. Ma per gli italiani l'uscita dal tunnel è ancora lontana. In 5 anni il peso del fisco ha divorato 1.000 euro di reddito per ogni famiglia. Giorgio Schiavoni. Reddito giù, tasse locali su. È quanto accaduto in Italia tra il 2010 e l'anno scorso, secondo un'indagine della CISL e dell'Università di Firenze, che ha esaminato 2.700.000 dichiarazioni dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati che si sono rivolti ai CAF del sindacato cattolico. Il balzo delle addizionali comunali e regionali ha pesato fortemente sui redditi di lavoratori e pensionati. Nel 2012 l'ammontare complessivo di queste imposte locali è risultato in media di 408 euro, in crescita di circa il 6% rispetto al 2011 e di oltre il 31% rispetto al 2010. A causa del drenaggio fiscale, che non tiene conto del fatto che i redditi crescono ogni anno nominalmente ma non in termini reali, poi sono stati persi oltre 1.000 euro di reddito in media a famiglia. E se le entrate degli italiani languono e le tasse crescono, dice la Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria, comunque le famiglie resistono anche per il loro basso livello di indebitamento, ampiamente inferiore rispetto a quanto accade in altri paesi. Nonostante 5 anni di crisi economica e il calo dei prezzi delle case che ha intaccato la ricchezza delle famiglie italiane, nel 2012 il numero dei nuclei economicamente vulnerabili non è aumentato rispetto al 2008.
è ancora al 3%. E questa cifra dovrebbe essere sostanzialmente confermata anche quest'anno e il prossimo, sostiene la ricerca di Via Nazionale. A contrastare gli impatti negativi della crisi c'è anche la spesa pensionistica, che nel 2011 è cresciuta del 2,9% rispetto all'anno precedente, dice l'Istat. Nonostante questo incremento, però, oltre la metà dei pensionati nelle isole percepisce meno di 1.000 euro al mese. Esattamente 10 anni fa la strage di Nassiriya, 19 le vittime italiane dell'attentato che devastò la nostra base nella città irachena. Una ferita dolorosa ricordata oggi con una serie di iniziative. Sentiamo Massimiliano Niccoli. Lucrezia porta con orgoglio la divisa dell'opera che per i carabinieri assiste gli orfani. I colori sono quelli che suo papà indossava 10 anni fa a Nassiriya. Lui, il sottotenente Giovanni Cavallaro, è una delle 19 vittime della strage che si consumò in Iraq il 12 novembre del 2003, una tragedia che commosse l'Italia intera. Come sono passati per lei questi 10 anni? Sono passati con sofferenza, solitudine, ci sono stati anche momenti chiaramente non solo di lacrime, e si pensa al futuro e si ringrazia costantemente l'arma dei carabinieri perché ci supporta e ci sta vicino sempre. 10 anni dopo qual è il sentimento che prevale? Beh, sono i ricordi, le piccole cose tornando negli ambienti, rivedendo le facce degli altri parenti, ti vengono in mente delle piccole cose, non c'è un sentimento così forte o grande o non, niente di retorico, insomma, ci viene in mente dei piccoli ricordi delle persone a cui volevamo bene. No all'oblio, dice il ministro Mauro, che oggi ai parenti delle vittime ha consegnato una medaglia alla memoria, che nulla ha a che fare con quella che qui tutti si aspettano, la medaglia d'oro al valor militare. Noi riteniamo che i nostri caduti a Nassiriya abbiano tutti i requisiti per ricevere tale onorificenza. Il loro eroismo non sta nel fatto di essere saltati in aria su 350.000 kg di esplosivo, ma sta nell'aver affrontato con dedizione, con determinazione, con coraggio quella missione così difficile in un contesto abbastanza complesso, senza mai fare un passo indietro. Il telegiornale finisce qui, ma alle nostre spalle è tutto pronto per il tempo buono. La linea quindi a Silvio Vitelli.